equità nel pensiero e rasoio di Occam. In che cosa ci differenziamo dagli animali? Sia noi che loro lottiamo per la sopravvivenza, questo è certo, ma noi abbiamo un tormentoso problema che gli animali forse non hanno. Che ne sarà di noi dopo la morte? Non posso entrare nelle loro menti per sapere se si pongono la stessa domanda, ma so che l'essere umano se la pone da millenni e che il fatto di non avere ancora risolto l'enigma è causa di conflitti ed angosce. Le teorie sono tante, quasi tutte diverse tra di loro, ma ogni teorico pretende di possedere la verità assoluta e questo accade solo perché ognuno è, tra virgolette, intellettualmente disonesto con se stesso. Così avviene tra i fondamentalisti religiosi, così come nel mondo della politica o di qualunque tifoseria su qualunque argomento. Il libero pensatore non si attacca ad alcuna idea in modo morboso. La sua umiltà intellettuale gli permette di riconoscere i limiti delle proprie conoscenze, mentre il suo coraggio, altrettanto intellettuale, lo predispone ad argomentarle apertamente, senza paura che vengano messe in discussione. La sua empatia gli consente di mettersi anche nei panni di coloro che pensano diversamente da lui. Egli è integro nel suo modo di pensare, poiché è sempre pronto a seguire una corretta metodologia di esposizione e a rilevarne le eventuali discrepanze. Oltre a ciò, persevera con dinamiche razionali anche quando il suo antagonista utilizza sistemi irrazionali, tentando il più delle volte inconsapevolmente di trainarlo al di fuori della ragione. In sintesi, potremmo dire che il pensatore libero abbraccia il principio dell'equità intellettuale. Tratta tutti i punti di vista con lo stesso metro, mettendo da parte i propri sentimenti o i propri personali interessi. Ma non solo, senza nemmeno appoggiarsi agli interessi personali degli amici, della comunità, della nazione o del proprio gruppo. Egli non deve essere giudicato, come invece avviene con gli odiatori polemici, sulla base del rumore che potrebbe produrre, bensì per la sua capacità di utilizzare la ragione in favore del benessere di tutta la società. Il libero pensatore infatti evita l'emotività di fronte a coloro che negano la ragione e rimane fedele alla logica, pur sapendo che sarà un pesante fardello dover sopportare gli oppositori privi di razionalità e di sequenzialità nell'argomentare. Voi tutti potrete notare, per esempio, dopo aver proposto un argomento, come capiti spesso che le persone non si attengano a quanto da voi enunciato, ma che vi portino a spasso di qua e di là, inserendo nuove argomentazioni totalmente fuori tema perché incapaci di riconoscere semantica e nucleo centrale. Iniziate un discorso e se correte loro dietro vi ritroverete a parlare di tutto tranne di ciò di cui volevate inizialmente parlare. Senza che nemmeno ve ne siate accorti, vi avranno trascinato in una foresta di parole dalla quale non saprete nemmeno più come uscirne. Un valido aiuto, che consiglio vivamente a tutti coloro i quali si trovino in tali situazioni, è l'utilizzo del rasoio di Occam. A parità di fattori, la spiegazione più semplice è da preferire. Non moltiplicare gli elementi più del necessario. Non considerare la pluralità se non è necessario. È inutile fare con più ciò che si può fare con meno. Queste semplici quattro regole, sulle quali in YouTube non mi dilungo per ovvie ragioni, vi possono salvare da tutti gli ingarbugliamenti verbali. Tratto dal corso Counseling Filosofico, diventa consulente filosofico. Ti aspetto. Bye bye.